Ciao a tutti cari amici di Fish Project, siamo qui oggi per il nostro consueto appuntamento del giovedì. Questo giovedì parleremo di pesci e nello specifico degli alletterati. Ne abbiamo uno in canna e adesso andremo a parlare di che attrezzatura serve per questa splendida pesca. Bene ragazzuoli, come potete vedere ci siamo divertiti un casino. In questo video non parleremo di come si pesca l'alletterato perché abbiamo già trattato l'argomento qualche anno fa e qui troverete il link per poter andare a vedere il nostro video, nel quale non è cambiato nulla in termini di canne, mulinelli, più o meno l'attrezzatura resta sempre la stessa. Quello di cui vogliamo parlare in questo video sono le novità del mercato da aggiungere alla nostra cassetta per quando andiamo sulle mangianze degli alletterati. E quindi parliamo di artificiali. Noi abbiamo fatto una piccola selezione per quest'anno di artificiali che sono appena usciti e di qualche artificiale che magari l'anno scorso c'era scappato dal radar. Nella nostra cassettina il primo di cui vi voglio parlare è il Rapala Flash X Dart. È un artificiale del quale abbiamo parlato la settimana scorsa e che qui vi lascio il video che potete andare a vedere. È un artificiale molto riflettente grazie a il suo profilo squadrato e ha delle colorazioni veramente carine che potete vedere sul nostro sito. Altro artificiale che abbiamo aggiunto alla nostra cassettina e che sta dando ottimi risultati per le mangianze è sempre di casa Rapala ed è il Magnum Cast di Rapala. È un artificialino ancora più piccolo di quello che abbiamo parlato un attimo fa, si lancia veramente bene e ha una palettina che gli permette anche con recuperi molto veloci di mantenere l'assetto. Altro artificiale che andiamo a prendere sono due, e sono due jig che non avevamo messo sulla nostra lista dello scorso anno, e sono il jig Minnow di Savage Gear. Io ho scelto questa colorazione perché imita alla perfezione una sardina, e poi il Needle Jig, sempre di casa Savage Gear, per quando gli alletterati vogliono mangiare in maniera molto sottile. Poi, cosa abbiamo aggiunto alla nostra cassetta? Alla nostra cassetta abbiamo aggiunto un Rapala X-Rap Long Cast 14 cm, che è un artificiale ormai conosciutissimo. Ha preso pesci in tutto il mondo, ma anche nell'alletterato può regalare veramente delle soddisfazioni. Io l'ho armato veramente pesante perché lo utilizzo per quando gli alletterati sono molto rabbiosi e amano esche molto grosse. L'ultimo che volevo aggiungere alla nostra cassetta è il Flash X Skitter, sempre di casa Rapala. Ne abbiamo parlato sempre la settimana scorsa e ve lo consiglio perché quando andiamo a pescare gli alletterati a volte ci capita di fare catture multiple e quindi ogni tanto è bello anche cambiare il nostro tipo di artificiali per avere un attacco magari a galla che si risulterebbe molto spettacolare. Dopo aver parlato di quest'ultimo artificiale siamo purtroppo arrivati alla fine di questo video, che spero vi sia piaciuto, e vi invito primo ad iscrivervi al nostro canale, secondo di commentare qui sotto di cosa ne pensate dello spinning sulle mangianze. Noi ci vediamo la prossima settimana, ciao e grazie!